Madoni. Allora, ci siamo? Tripiedi. Fabri. Bernini Massimiliano. Bernini. Ecco, Polverini Stefano. Polverini. Bene, allora, colleghi, ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 77, contrari 305, la Camera respinge. Emendamento 9.27. Allora, invito al ritiro parere contrario. Abbiamo poi parere favorevole delle due relatrici di minoranza, Stella 5 Stelle. Nessuno chiede di intervenire? Sì, deputato Crippa, prego. Esprimo un voto favorevole del Movimento 5 Stelle. D'accordo. Allora, deputata Chimienti. Sì, grazie Presidente. Vorrei solo dire tramite lei, Presidente, alla collega Malpezzi, con la quale è impossibile instaurare un dibattito, un confronto, per la violenza e l'arroganza che la contraddistinguono e che sono evidentemente figlie della sua necessità di compiacere il capo, il grande capo, e di propagandare con l'inganno nell'opinione pubblica le misure vergogna di questo disegno di legge, che la parola onnipotenza è una parola mia, e non solo mia, ma di centinaia di migliaia di docenti italiani che si stanno rivoltando contro la vostra arroganza. Quindi, e poi è fantastico come la Malpezzi continui a eludere il problema ogni volta che interviene, elencando tutte le prerogative del dirigente, tranne quella fondamentale e gravissima che il dirigente scolastico sceglierà i suoi docenti. Su questo il governo e il PD continuano a non rispondere. Quindi meglio forse tacere piuttosto che aprire ogni volta bocca per difendere l'indifendibile. Grazie. Deputati, vi inviterei a rivolgervi alla Presidenza anziché l'uno verso l'altro. Allora, deputato Zaratti, prego. Per dichiarare il voto favorevole di Sella a questo emendamento. D'accordo. Allora, se nessun altro chiede. Sì, deputato Giordano, prego. Grazie, signora Presidente. Ma nel corso di questo dibattito ritorna come un mantra quello che alcuni chiamano valutazione e ritorna sempre con un'accezione negativa, cioè quella secondo la quale il nostro corpo docente è, come dire, considerato allergico alla valutazione in sé per sé. Secondo noi questa è un'idea sbagliata e nasconde un'idea